due domande. Una su El Shaarawy: che Verratti fosse giocatore di personalità si sapeva, poi il conto è saperlo, il conto certo è confermarlo. El Shaarawy è un giocatore diverso, ha avuto però un impatto sulla partita che pare molto positivo. Ecco, vorrei che tu mi dicessi cosa hai visto di positivo in lui e in cosa deve eventualmente ancora crescere. Prima domanda. Seconda, hai detto, mi colpisce, tu insista molto su mi dispiace per la vittoria che non è arrivato. Manca questa vittoria in amichevole, quindi manca la fiducia nella continuità di un cammino, manca in che senso? Manca perché... Per quanto riguarda la prima domanda, El Shaarawy ha interpretato molto bene quel ruolo. È forse anche fin troppo generoso e quindi aiuta tanto il centrocampo, torna, farà anche questa fase di fase difensiva con grande intensità. Avessimo un po' più di tempo, avremmo lavorato un po' da questo punto di vista, cercando di dargli un po' più di copertura, perché secondo me la punta esterna deve comunque avere grande lucidità con il padre, che lui ha una buona gamba, una buona tecnica, e l'occasione si è creata partendo dall'esterno e facendo un 3-4 metri con grande intensità. Quindi secondo me può solo che migliorare. La base c'è, la società in cui lavora, una grande allenatore, quindi può solo che migliorare. Già da agosto è migliorata secondo me molto, molto. Quindi è un giocatore che è importante in questo tipo. Per quanto riguarda la seconda domanda, sì, dico che mi dispiace perché i ragazzi ci tenevano in modo particolare, e poi perché so come va il calcio, poi ci si dimentica delle prestazioni, ci si dimentica di tutto e poi alla fine c'è, hai perso 15, quinta la partita, eccetera, eccetera, eccetera. Dico che preferisco perdere queste partite e farmi trovare pronto quando le partite saranno vere, senza inventarmi nulla dal punto di vista proprio delle scelte.